Buongiorno a tutte e buona settimana, buon lunedì. Oggi un video di spiegazioni. In questa stanza è la prima volta che forse mi vedete, le mie clienti sono abituatissime a vedermi nel mio ufficio. Oggi questo video nasce perché? Perché tempo fa avevo creato un piccolo video riassuntivo del trattamento all'olio da fare, l'avevo creato per le mie clienti, ma sempre più spesso mi rendo conto che sarebbe buona norma mostrare anche a tutte le clienti Magic Cooker in generale, sia chi ha perso la rivenditrice nel corso del tempo, sia chi ha comprato i tegami Magic Cooker e poi li ha accantonati lì per tanto tempo, quindi spiegare che cos'è questo trattamento all'olio di cui sentono sempre parlare nelle dirette che faccio. Innanzitutto partiamo con fare una premessa. I tegami Magic Cooker sposano la filosofia del coperchio, quindi del Magic Cooker. Qual è questa filosofia? La cottura a bassa temperatura che è in grado di andare a preservare vitamine e sali minerali contenuti negli ingredienti che andiamo a cuocere. Di conseguenza, anche i tegami Magic Cooker nascono con alcune particolarità. Quali sono queste particolarità? Il fatto di essere senza nickel, senza cadmio, senza piombo, senza zinco, senza PFOA, quindi non ci sono solventi e minerali pesanti nocivi per l'uomo. Ecco perché all'interno dei tegami Magic Cooker è possibile anche preparare dei brodi per lo svezzamento dei bambini. Non c'è assolutamente contaminazione con qualcosa di tossico. Vien da sé però che se i tegami Magic Cooker hanno queste particolarità, ovviamente hanno bisogno di un trattamento specifico affinché noi possiamo andare a prolungare nel tempo anche la durata di questo rivestimento antiaderente fantastico. Perché? Perché nei tegami Magic Cooker possiamo cuocere con pochissimi grassi, addirittura possiamo fare l'uovo al tegamino, quindi in padella, senza olio, non si attaccherà a nulla. Di seguito vedrete come si realizza il trattamento all'olio, ma vi faccio questo paragone perché tanti clienti miei magari mi chiamano e mi dicono: Mari, ma perché lo devo fare sia all'arrivo del tegame che ogni mese e mezzo, 2 mesi? E faccio sempre questo paragone. È un po' come per noi andare a mettere la crema notte o la crema giorno sul viso, sul corpo. Che cosa facciamo con la crema? Andiamo a mantenere la nostra pelle idratata ed elastica per tanti anni. Stessa cosa facciamo con i tegami, quindi il trattamento all'olio, che è un tegame totalmente naturale, ovviamente ha bisogno, necessita di questo piccolo trattamento. E vedrete di seguito il video che ho fatto per i miei clienti in modo proprio da farvi capire e farvi vedere passo passo in che cosa consiste questo trattamento Magic Cooker. Ehi là, donzelle, buongiorno. Siamo ad inizio mese e come ogni inizio mese, che cosa facciamo? Facciamo i trattamenti all'olio. Vi ricordo velocemente, soprattutto per le nuove, come si fa il trattamento all'olio. Si prende la vostra vulcanica o la vostra Black Diamond o comunque tutti i tegami che hanno questo rivestimento che avete in casa, anche bistecchiera. Mettete un cucchiaio di olio con uno scotex. Distribuite l'olio sia sulla base che su tutto il laterale, quindi il bordo interno. Mettete sul fornellino, come potete notare, quello da caffè, a una fiamma non alta ma moderata. Lasciate in questo caso il vostro tegame per 6-7 minuti affinché si possa idratare, quindi assorbire tutto il rivestimento e nutrire. Passati questi 6-7 minuti, che facciamo? Spegnete le fiamme, lasciate raffreddare completamente i vostri tegami e solo una volta raffreddati completamente potete lavarli con acqua e aceto e procedere all'utilizzo. Come sempre, spero di essere stata utile anche in questo video, anche se non era una videoricetta, e scrivetemi nei commenti se eravate già a conoscenza di questo trattamento da fare ai tegami Magic Cooker oppure se è una nozione nuova e sconosciuta. E ricordate che non si lavano in lavastoviglie, si lavano a mano in 2 secondi.